Ciao Scorpione, benvenuti alla vostra lettura di tarocchi, speciale bonus mensile amore, qui comanda la Tarot la Stella. Ciao Scorpione carissimi, come state? Iniziamo questo mese dai vostri alleati, divino femminile, divino maschile. Vi ricordo che sono letture generali, non personalizzate, prendete solo i messaggi con cui risuonate e lasciate il resto. Lady Nada, divino femminile, vediamo chi è il divino maschile per lo scorpione. El Moria. Scorpione, il primo messaggio è Lady Nada, Heart Awakening, vuol dire il risveglio del cuore. Guardate poi tutte queste rose che rappresentano l'amore puro e incondizionato. Vi dice il messaggio: risveglia l'accettazione e l'amore divino, dai e ricevi in equilibrio. Oh, finalmente, direi. Finalmente questo splendido equilibrio. Dai e ricevi amore in equilibrio e El Moria, anche questo è il risveglio del cuore, questo è il risveglio della presenza, quindi credo che parli del qui e ora. Ti dice: l'universo intero è con te, indossa un mantello di protezione e amore. Protezione e amore, Scorpione. Vediamo adesso un alleato oracolo che vi accompagnerà da qui a fine mese. Mending. Scorpione, due carte. Sette dice attendere i risultati e blossom. 20. Fiorire. Questo corrisponde all'arcano maggiore del giudizio, però guardate com'è bella. Un rifiorire, questa palla energetica di sole dal chakra del cuore. È come una rinascita. Attendere dei risultati, vedete che quest'albero diventi d'oro, una mela all'altezza del chakra del cuore e di sbocciare completamente, che è come se questa palla diventasse una cosa enorme, tendere risultati per sbocciare di nuovo. Wow! Molto bella. Mending, Scorpione, fare ammende vuol dire parla di perdono, di consapevolezza. Per alcuni di voi di fare pace o con se stessi o di guarire dopo aver avuto delle discussioni o dei conflitti interni o con qualcuno. Riferito alle relazioni, vi dice che siete arrivati in un posto, in un momento in cui il perdono è necessario per poter andare avanti. Separati o assieme, voi e l'altra persona state ancora sperimentando gli effetti di un dolore, diciamo, impattante in tutto ciò che fate, anche se non ne siete consapevoli, e questa energia ha bisogno di essere pulita, ripulita completamente. Ti dice che chiudere il cuore non è la risposta, non è questo di cui parlava anche questa protezione, ma era un risveglio. Risveglio del cuore, risveglio della presenza. Esatto, quindi ti dice: hai il potere di guarire questa ferita? Chiedi a te stesso cosa può fare l'amore. Solo l'amore, quando è puro, è vero, e in primis l'amore verso se stessi, viene proprio da questo posto di qualcosa che nessuno ti può portare via. Tutti commettiamo degli errori, specialmente quando vogliamo qualcosa in modo davvero passionale o impulsivo o ossessivo. Pensa comunque che il dolore pulisce e leva via tutte le maschere, tutti quei personaggi che non ci servono più. Quindi in questo momento bisogna come ripulire l'energia. E quale miglior momento di settembre in cui cambia anche il clima? Scorpione. Sì, vediamo adesso i cuori.
i magici cuori. Vediamo cos'è, qual è il cuore per il divino femminile di questo mese, messaggio divino maschile, e entrambe si risuona. No, incredibile, balance, equilibrio, incredibile, Scorpione, eh? Anche qua ti aveva detto dai e ricevi in equilibrio, e questa si chiama proprio balance, vuol dire equilibrio. Ti dice: l'amore non vuol dire essere sempre d'accordo su tutto. Una grande relazione si basa sia sul supporto, sull'aiuto, ma anche sulle sfide che si affrontano insieme. Guardate i colori, è come se qualcuno venisse a scongelare un cuore dal ghiaccio. Sì. E per il divino maschile, time. Ti dice: ci stai provando troppo o con troppo sforzo, datti del tempo. Quindi di seguire il flusso, seguire la corrente, di credere, di avere fiducia che le cose belle della vita arrivano spesso in modo semplice, con un flusso, senza sforzo, senza dover per forza manipolare a tutti i costi una situazione, Scorpione. Ti stai dicendo questo. E il terzo messaggio per entrambe ti dice: look inside yourself, guarda dentro te stesso, esamina e cerca di capire cosa ti fa sentire in questo modo. Molto interessante, sì. Scorpione, vediamo adesso invece quali sono i tuoi messaggi, passato, presente, futuro, immediato, con arcani maggiori e minori. Vediamo la linea del divino femminile. Vi ricordo che divino femminile e maschile si trovano in ognuno di noi, sono i nostri lati, animus e anima, e a volte prevale più un carattere rispetto all'altro o in un determinato momento. Divino femminile, passato, presente, futuro. Sei di coppe, sei di bastoni, la torre, tranquilli Scorpioni, esce quasi sempre la torre o l'arcano 13, è il mondo, wow, questo è potente, eh? Sì. 6 e 6, Scorpione, dall'energia del passato qui abbiamo il 6 di coppe, acqua, il vostro elemento, che parla di nostalgia. Voi avete nostalgia di qualcuno o qualcuno ha nostalgia di voi? Parla di persone che della vostra infanzia, adolescenza, o che non vedete da tanto tempo, con cui si è data magari anche solo una relazione di amicizia, qualcuno che vi ricorda con dolcezza, con tenerezza, una carta di tenerezza, il 6 di coppe, guardate. E il 6 di bastoni è come, forse mi sta arrivando abbandonare questa visione come se fosse un miraggio infantile, un modo di vivere le relazioni forse in modo infantile, perché il 6 di bastoni, energia di fuoco, il Marte che è dentro di voi, si sta accaparrando una vittoria. Vittoria sulle relazioni del passato per andare avanti. Questi sono due arcani minori e gli altri due che vi sono usciti sono arcani maggiori. Però la sensazione che mi arriva è questa: abbandonare una situazione di stallo, forse anche di comportamenti ripetitivi da tanto tempo, basati probabilmente su qualche dipendenza affettiva, ma ora è il momento come di andare avanti. 6 più 6. Il 6 di bastoni mi piace tantissimo, è la carta del trionfatore, del vincente, come il carro, come l'arcano maggiore 7, però qua è proprio venire un riconoscimento pubblico, è come se siete cresciuti, Scorpione, emotivamente, è come se un'intelligenza emotiva, è come chiudere un capitolo, sì. E questo ce lo conferma la torre, scoppio, pum, è il mondo, chiusura definitiva di un ciclo e apertura di un ciclo nuovo.
Guardate, vi era uscito anche negli oracoli iniziali, 7, attendere risultati e questa palla sbocciare, ci sarà una nuova rinascita solare dal chakra del cuore, naturale. Gli avvenimenti, ora è necessario, vi dice, rompere, vedete, rompere con il passato. Facendo tesoro di tutto ciò che si è vissuto finora, però è necessario rompere. Questa carta del risveglio, awaiting, awakening, awakening, awaiting. Ve l'ho già ribadito 3 volte, risveglio del cuore, risveglio della presenza, e c'è proprio da rompere con comportamenti, io credo, del passato e chiudere questo ciclo. Con successo vuol dire che la lezione si è imparata, Scorpione, e che un karma si è chiuso. Ora è il momento di dare un passo in avanti e di cambiare le cose. Vediamo cosa ci dice il divino maschile, invece, che energia per il passato, presente e futuro, se c'è risonanza. Il sole, oh, che bella! La ruota della fortuna, esattamente, cambiamenti. Due regine, scorpione. Regina di spade, regina di oro, aria e terra, il sole, come questa palla gigantesca solare. Il sole parla di felicità, di gioia, di armonia. E anche in questa stesa mi sono apparsi due arcani maggiori e due arcani minori. La ruota della fortuna. Tempo di brillare, tempo di splendere, tempo di vivere alla luce del sole le relazioni affettive. Sì, c'è in entrambe le stese aria di cambiamento. La regina di spade e la regina di oro. Tagliare con tutte le cose che non vi servono più di questo passato per vivere l'abbondanza. Ben radicati a terra. Il segreto dell'abbondanza, del successo materiale e personale, Scorpione, non è vincere al gioco una volta, ma è scoprire il segreto di come generare abbondanza in modo costante per non rimanere mai senza. E qua stiamo parlando di sentimenti, anche quindi è tagliare e come non accetta briciole da nessuno, ha capito che l'amor proprio è ciò che più conta nella vita, saper dire no a tutto ciò che non rispecchia i vostri valori, a tutto ciò che vi lascia le coppe vuote, per invece sentirsi in abbondanza, sentirsi circondati da persone che invece riempiono queste coppe di amore, in cui questo amore fluisce in modo naturale, si dà e si riceve in equilibrio e in armonia. Essere giusti con se stessi, ribadito 2 volte anche dalla Sfinge della ruota della fortuna. Scorpioni, carissimi, vediamo adesso carte nuove degli archetipi. Vi ricordo cos'è un archetipo. Gli archetipi sono delle figure che si ripetono, gli stessi arcani, i tarocchi, sono archetipi. Anche il cerchio sacro del mandala è un archetipo. Perché? Perché è una cosa che si ripete costantemente nella natura, cosa, le nostre cellule, la nostra pupilla, il sole, la luna. Un cerchio sacro. E così sono gli archetipi di cui parlava Jung. Vediamo. Quali sono per il divino femminile e maschile con chi avrete a che fare questo mese? Che carattere? Professoressa e vendicatore. Professoressa, poi è bello perché in queste carte degli archetipi appare sia l'aspetto luminoso e l'aspetto dell'ombra, quindi di ogni persona. Un insegnante ti dice capacità di comunicare le conoscenze, esperienza, abilità e saggezza. Invece la parte
di ombra di questa persona sono la manipolazione, maltrattare gli alunni, insegnare qualità negative o abilità distruttive. Quindi sarebbe la manipolazione o cercare di usare il potere per soggiogare gli altri. Istruttore sarebbe professore, insegnante, mentore. Questo archetipo parla di esperienze, parla di una persona molto abile, una persona che ha saggezza, conoscenze e può essere come un alleato, quindi una persona che viene a insegnarvi qualcosa, magari anche artistico, o a portarvi dei nuovi stimoli, a darvi delle dritte, a portare ispirazione, etica, gentilezza. Il lato oscuro invece di questa persona si manifesta come un desiderio di manipolare gli altri o di sentirsi superiore sul piedistallo di chi ne sa di più e voi siete degli ignoranti, per dire. Gli interessa di più avere un riconoscimento pubblico che trasmettere davvero invece questa conoscenza utile che lei ha. Ti dice il consiglio di questa carta: osserva se davanti a diverse situazioni gli altri ti vedono come questo maestro o maestra, perché tu sei capace di trasmettere la tua conoscenza, la tua esperienza, o se sei una guida per le altre persone dimostrando a fatti, magari non parole, ciò che tu hai imparato dalla tua vita. Comunque è un incontro importante. Divino femminile, divino maschile invece abbiamo il Vendicatore. La prima cosa che mi è venuta in mente è quando si gioca ai giochi di ruolo di sono vittima, vendicatore o boia e salvatore, quindi l'eroe, l'eroina. L'aspetto luminoso di questo giustiziere della notte sono infatti il desiderio di equilibrare la bilancia della giustizia, avere rettitudine in nome della società. Ci ricorda un po' anche, vedete, Zorro o Lupin, per esempio, il Vendicatore, o Robin Hood, rubo ricchi per dare ai poveri, e come Vendicatore, come il giustiziere che, insomma, per una giusta causa, diciamo che agisce per una giusta causa. Invece l'aspetto dell'ombra è ricorre alla violenza per giustificare le sue motivazioni. Quindi vi dice: in generale sarebbe rappresentata proprio come l'angelo giustiziero, il salvatore, il messia, una specie di eroe. Ha proprio questa necessità, l'attivista, diciamo, quello che lotta per una causa pubblica, vuole equilibrio. Anche è come non importano i modi con cui agisce, perché dice che il fine giustifica i mezzi, secondo questa persona, quindi attenzione. Perseguita i criminali, insomma. O le aziende che causano danni alla società, per esempio. Ma il lato oscuro del Vendicatore è quando appunto ricorre alla violenza, alla manipolazione. Ti dice, riferito a te, alla tua situazione affettiva, osserva se durante la tua vita hai usato un comportamento che rifletta questo affanno di difendere le cause giuste o le cause perse o le cause degli altri a favore, insomma, della società o a favore di qualcun altro, se sei sempre più preoccupato di difendere gli altri che la tua stessa causa. Ti dice di osservare questi comportamenti. Quindi, cari Scorpioni, questo mese avrete a che fare con il maestro o la professoressa e il vendicatore, il giustiziere della notte. Scorpioni, vediamo adesso in concreto invece cosa ci dicono. Sono interessanti queste carte degli archetipi perché ci fanno anche riflettere, o magari possono essere anche persone, caratteri di persone con cui in diverse relazioni ci siamo ritrovati, no? Le lezioni del passato. Vediamo adesso cosa ci dicono i messaggi riferiti proprio in concreto all'amore. Vediamo per i singles che messaggi ci sono. Scorpione, cuori solitari, cuori liberi. Che messaggi? La spada e la rosa, ecco qua, no, incredibile, la spada della regina
E le rose di Lady Nada al risveglio del cuore vi dice chiarezza, verità, rivelazioni, solidarietà, forza, onore, protezione, potere. Bella. Chiarezza e amore, chiarezza in amore. Altri messaggi per lo scorpione, single, nuovi incontri. Hammer, martello. Qua parla invece di alcuni che si fanno autosabotaggio, altri che hanno il chiodo fisso, che sono persistenti o che hanno dei pensieri ossessivi rivolti a qualcuno, quindi avete già qualcuno di interesse o voi siete il chiodo fisso di qualcuno. Ricostruzione di alcune relazioni, persistente, lavorarci su. Vediamo altri messaggi per i single, nuovi incontri. Messaggi, scorpione. Kisses, baci. Oh, amore incondizionato, dare e ricevere affetto, innamorarsi. Quindi, wow, sì. Questo di ottimo auspicio. Scorpione, vediamo per chi invece sta in relazione. Coppie, relazioni anche occulte, amanti, ne sono uscite troppe, che okay, messaggi, relazioni, The Butterfly, la farfalla, dice una relazione che si evolve in una nuova fase, guarire il bimbo interiore, crescita. Questo che vi dicevo all'inizio, guarire dal bimbo interiore che era capriccioso nelle relazioni, il piagnucolone, quello che ha le ferite di abbandono. Guarigione, si va a una fase successiva. Wow! E era uscita anche un'altra carta, Girl Talk. Dice, tempo che si spende con gli amici, andare avanti, alcuni che invece sono diventati felicemente single, che vivono il momento e si stanno divertendo, having fun. Altri messaggi per relazioni, coppie, relazioni occulte. Abbiamo abbondanza e questa è la carta del sole, gioia, felicità, dice. Avere una mente positiva, manifestare esattamente ciò che si vuole, gratitudine, benedizioni, abbondanza. E poi è uscito The Golden Mirror, lo specchio d'oro. Attenzione perché qua parla invece di una persona molto egoista, narcisista, relazione solo di una volta, love bombing, qualcuno che vi bombarda. All'inizio, ma che poi vi toglierà tutto, quindi fate molta attenzione. Sì, per altri invece abbiamo detto la farfalla, una relazione che quindi da conoscenti o amici si diventa fidanzati, da fidanzati invece si va verso una convivenza, un matrimonio, quindi una relazione che evolve, abbondanza, gioia, manifestare ciò che si vuole e altri invece che sono felicemente single e si divertono a uscire. Attenzione infatti perché questa self-absorbed, quindi vuol dire una persona che è assorbita completamente da se stessa, qualcuno che guarda solo il proprio ombelico. Proteggetevi da questa energia. Scorpione, vediamo adesso che messaggi, le risposte degli angeli. Ora le domande le fate voi, io vi do tre carte come risposte. Concentratevi sulla prima domanda. Scorpione, amore, ciò che vi sta a cuore. Che domanda e che risposta. La prima risposta è sì, tempismo perfetto, che non arriverà né prima né dopo, ma al momento giusto. Tempo divino. Abbiate fiducia, c'è l'arcobaleno. Che sgorga da questa clessidra che sì, arriva, ma nel momento giusto, Scorpione. Seconda domanda, concentratevi. Improvvisamente
improbabile, questa non è né un sì né un no, potrebbe essere un forse, però vi dice improbabile. Terza domanda, Scorpione, amore, ciò che vi sta a cuore. La terza è un anno da oggi. È come se ci fosse una coppia felice, guardate, è il mondo, la palla del mondo. Un anno da oggi. Un anno da oggi questo mondo potrebbe essere completamente rivoluzionato, Scorpione, perché da ora si chiude questo ciclo, ma se ne apre un altro che probabilmente vedrà la sua completa realizzazione un anno da oggi. Scrivetemi nei commenti come risuonano con voi queste risposte e ci facciamo un giro con gli charms, i simbolini. Vediamo che indizi ci danno su queste amore, relazioni, divino femminile e divino maschile. Divino femminile, ecco qua, di nuovo abbiamo una farfalla, quindi qualcosa che si trasforma, parla di cambiamenti, trasformazioni. Abbiamo una foglia, fa pensare all'autunno, diciamo, sì, come tempismo. Abbiamo un gattino, un dolce gattino, che vuol dire protezione e porta fortuna. È un bellissimo albero, rappresenta l'albero genealogico, l'albero familiare, l'albero della vita, le relazioni che crescono, Scorpione. Divino maschile, abbiamo il simbolo della pace, quindi ci sarà una riappacificazione con qualcuno. Abbiamo due cigni innamorati che fanno un cuore. Abbiamo il fiore di loto che parla di rinascita. Abbiamo un fiorellino, lo stesso che parla dello sbocciare e fiorire di qualcosa, ma in generale di un sentimento. Abbiamo un angioletto e una piuma, entrambe parlano di protezione dall'alto, e per alcuni abbiamo anche un cavalluccio a dondolo, magari alcuni di voi potrebbero allargare la famiglia. Scrivetemi nei commenti, Scorpioni, come risuonano con voi questi messaggi. Scorpione, tra gli oracoli che mi sono usciti, ricordiamo, facciamo una ricapitolazione di questi messaggi d'amore. Abbiamo il Dinada che vi parlava del risveglio del cuore, dare e ricevere in equilibrio. Il Moria diceva risveglio della presenza, di indossare un mantello di protezione e amore, amor proprio. Mending, che è necessario guarire dalle ferite del passato e di praticare il perdono. E qui questo corrisponde a un 7 di oro, di attendere i risultati, di continuare a coltivare la vostra bellezza, i vostri doni, i vostri talenti, perché da qui è come che sgorgeranno le relazioni che volete attrarre. Però vi chiede di avere pazienza. Di nuovo abbiamo l'albero, che è quello che vi è uscito prima. L'albero, e da questo albero vedete che sgorgano questa palla di fuoco, è come se da questo fuoco sa anche dell'energia di come una grandissima piuma, sì. Poi vi diceva appunto questo cuore che si scioglie dal ghiaccio, di nuovo equilibrio come parola, come consiglio, di tempo, di non sforzarvi, di non provarci con troppo sforzo, fatica o manipolazione, che le cose avvengono in modo naturale, e di osservare, di essere coscienti del perché vi sentite così in questo determinato momento. Poi era uscito come archetipi, probabilmente incontri con qualcuno che è un maestro o che vi farà da maestro, sarà un vostro maestro, vi darà una lezione importante o voi la darete a qualcuno. E il vendicatore, il giustiziere della notte, colui che si batte per le cause. È come se tirate fuori questa
questo spirito battagliero, abbandonare comportamenti infantili di dipendenza dal passato e abbracciare invece l'archetipo del sole. Quindi nuovi incontri per i single e attenzione invece alle relazioni, alcune si evolvono a uno stadio più importante, ci sarà abbondanza, e altri invece hanno a che fare con una persona egoista, attenzione o narcisista. E poi abbiamo i messaggi degli angeli che vengono detto tempismo perfetto, di nuovo il tempo improbabile è un anno da oggi. Quindi pazienza Scorpione, perché comunque questa palla di fuoco merita la sua attesa. Carissimi, anche oggi qui da Mandala Tarot la stella è tutto. Spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura. Scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete i video, regalatemi un like. Io vi mando, cari scorpioni e scorpioncine, un bacione gigantesco e ci rivedremo presto con le letture poi di ottobre. Ciao, Scorpione!